Grazie a tutti voi, fa molto piacere essere qui stasera a raccontarvi un po' dell'esperienza che io ho fatto in questi ultimi 20 anni, devo dire anche in parte vissuta in questo territorio. Io circa 20 anni fa ho lavorato 4 anni a Fabriano alla Merloni Elettrodomestici e devo dire è stata una delle esperienze professionali più belle della mia vita e dove devo dire l'innovazione che era un po' latente nel mio evidentemente DNA è venuta fuori, perché ho avuto l'onore e in parte l'onere di lavorare con due personaggi innovativi e visionari, uno Vittorio Merloni e l'altro Francesco Caio. Quindi io ho partecipato in quella stagione bellissima ma molto complessa, avevo tra l'altro il ruolo, ero entrato come assistente dell'ingegner Caio, dell'amministratore delegato, e poi ho avuto via via varie responsabilità, ho fatto anche il capo del personale per necessità senza creare danni irreparabili, diciamo, all'azienda, e soprattutto perché in 3 mesi ho trovato un vero capo del personale, altrimenti sarebbero stati guai, ma occupandomi poi di tutta la parte marketing commerciale, soprattutto di quella innovazione tecnologica. E racconto sempre a tutti che il primo concreto esperimento di internet delle cose in Italia, in Europa e probabilmente nel mondo c'è stato a Fabriano con Ariston Digital, la prima generazione di elettrodomestici intelligenti che, utilizzando ai noi una tecnologia non italiana, solo parzialmente italiana, sviluppata nei Merloni Labs, che era la Fuzzy Logic, cioè i sensori intelligenti che registravano il funzionamento dei parametri fondamentali dell'elettrodomestico e permettevano la telemetria ogni qualvolta si accendeva l'elettrodomestico, in realtà il grosso di questa tecnologia è stato sviluppato con il supporto del Media Lab dell'MIT di Negroponte, e sviluppando peraltro una tecnologia WRAP, Web Ready Appliance Protocol, che è stata venduta poi agli americani, in particolar modo a Sears, perché il costo, ovviamente vi dico che il costo di mettere una presa a scarti in una lavatrice era pari al 30% del costo industriale di una lavatrice, tanto per darvi, no? Quindi di questi elettrodomestici intelligenti ne abbiamo venduti 10, però è stata un'esperienza fantastica in un concetto di innovazione, perché poi ho ripreso molti anni dopo. E quindi un po' devo dire, sono grato ad Antonio di avermi proposto di condividere questa mia esperienza in questo contesto, proprio perché con Antonio ho affrontato un'altra sfida non banale della mia vita professionale, entrando in un gruppo ad alta tecnologia come Finmeccanica, che mi aveva molto intimidito, e devo dire solo grazie ad Antonio che mi ha detto: non ti fare intimidire di questa dimensione tecnologica avanzata, porta la tua, come dire, visione sulla parte digitale, che all'epoca era una innovazione povera di serie B, nel senso che il grosso dell'innovazione era sul prodotto e su discipline tecnologiche ovviamente molto più complesse che non la digitalizzazione. Devo dire che questa esperienza è stata per me molto importante, e devo dire poi ogni tanto, quando sono in crisi di innovazione, faccio 2 ore con Antonio e mi rimetto, diciamo, on track, quindi questo è sicuramente un elemento importante. Oggi, stasera appunto, volevo un po' raccontarvi le cose che ho fatto, ovviamente spero che poi la cosa sia interessante e interattiva, raccogliendo magari i vostri commenti, le vostre domande. Fondamentalmente volevo parlare un po' dello scenario di evoluzione dell'energia, perché di tanti settori che io ho conosciuto, nei quali ho lavorato, veramente ho lavorato in tanti settori, quello dell'energia veramente è un settore complesso che cambia e si riconfigura con una grande velocità, e quindi riuscire a sviluppare innovazione, ad applicarla e rimanere competitivi è veramente una sfida enorme. Ansaldo Energia è un'azienda, io dico sempre, che ha 160 anni di storia, ma gli ultimi 15 anni vissuti veramente pericolosamente. Io ne ho vissuti gli ultimi 10, quindi devo dire sono anche testimone di questa fase. In funzione di questa evoluzione del mercato, quella che è stata la trasformazione digitale in Saldo Energia, e vi parlerò in particolar modo di quella che è stata l'esperienza dell'impianto Faro, quindi del Lighthouse Plant, che è il primo fabbrica Faro del piano Industria 4.0, anche questa mi ha dato un'enorme soddisfazione ed emozione. Recentemente sono stato invitato a Stanford all'Innovation Forum che si è tenuto al 18 ottobre e che ha riunito le realtà più avanzate nel settore appunto della trasformazione digitale degli Stati Uniti e dell'Italia, e Ansaldo Energia ha rappresentato, diciamo, l'advanced manufacturing, quindi la fabbrica intelligente, di fronte al nostro presidente, quindi
Presidente Mattarella, e devo dire, vedere tanti giovani italiani che studiano a Stanford, tanti giovani italiani che fanno gli start-up a Stanford, alcuni giovani professori italiani che insegnano a Stanford, altra cosa veramente. E ovviamente in quel contesto, che è un po' nella Silicon, diciamo, il simbolo dell'innovazione tecnologica, tanti italiani entusiasti, è stata veramente una grandissima soddisfazione, per cui vi parlerò un attimino della genesi di questo progetto che è partito un anno e mezzo fa. Siamo, come direbbero gli inglesi, straight in the middle, nel mezzo, quindi nella fase più critica, però, come diceva anche Antonio, è un esempio di come noi viviamo un processo di trasformazione profondo che non è solo un tema di tecnologia, ma è soprattutto un tema di attitudine, di mindset, di cultura, di competenze, di cambiamento. Quindi gli ingredienti fondamentali poi nella mia piccola esperienza di innovazione sono molto legati al capitale umano che è sempre al centro di questi processi. Ultimo, vi parlo un po' del cluster dove immeritatamente da marzo sono diventato il presidente. Dicevo a Simone, il capo dei banditi è diventato sceriffo, nel senso che essendo stato il primo ad arrivare in fondo, ecco, grazie alla fabbrica di Ansaldo Energia è diventato un pianto faro, i colleghi del cluster che fanno questo lavoro come pro bono, un volontariato fondamentalmente, un vero secondo mestiere non retribuito, però molto interessante, mi hanno chiesto di assumere la presidenza e di dare una mano a sviluppare ulteriormente la missione di un soggetto veramente molto inclusivo del quale spenderò un po' di tempo per raccontarvi. Partiamo quindi un po' dall'evoluzione strategica. Io vado molto velocemente, utilizzo tipicamente slide McKinsey, così non posso essere smentito se poi le previsioni non si avvereranno, ma cosa ci dice McKinsey? Che il mercato dell'energia, dopo aver conosciuto delle accelerazioni drammatiche dovute a alcune processi di evoluzione economica, di crescita economica, a partire dal modo la globalizzazione in Cina è stata l'ultima grande booster per lo sviluppo di energia, è destinato a crescere, ma ovviamente a ritmi ancora sempre più decrescenti. Quindi i tassi di crescita nella domanda di energia saranno via via ridotti, il che significa che di fronte a più fonti di produzione ci sarà maggiore competizione. In relazione a tutto ciò ci sono tre fondamentali, le cosiddette 3D, tre driver strategici nel settore dell'energia. Il primo, lo leggiamo tutti i giorni, è la decarbonizzazione. Da cittadini siamo anche contenti, tra virgolette, che gran parte della nuova capacità di generazione di energia sarà affidata a fonti rinnovabili. Diciamo da dipendente Ansaldo Energia un filo meno, perché ovviamente le turbine a gas, da che sono state per molti anni la tecnologia predominante nella generazione di energia, diventeranno una tecnologia importante ma non primaria, perché per definizione le rinnovabili non sono pianificabili e dovendo garantire un carico di rete, diciamo, costante per non avere blackout, la vecchia buona turbina sarà sempre necessaria per supplire quando il sole o il vento, tra virgolette, non faranno il loro dovere. Mi raccontava l'amministratore capo di Terna che negli ultimi 2 anni, grazie alle turbine a gas, noi abbiamo scampato 3 blackout analoghi a quelli che qualche anno fa, se ricorderete, abbiamo avuto a causa di un problema al confine con la Svizzera, proprio perché la capacità di backup che le centrali elettriche sono in grado, alimentate a gas, sono in grado di garantire, permettono di evitare queste situazioni che adesso con l'introduzione poi delle smart grid diventano molto più critiche, laddove appunto le sorgenti rinnovabili non siano in grado di produrre in maniera regolare e costante un certo con una certa capacità richiesta. Però questo è il primo trend che riguarda sia i mercati maturi ma anche i mercati in via di sviluppo. Io ormai la Cina la conosco abbastanza bene, in Cina c'è un programma ambiziosissimo di trasformazione delle centrali a carbone, che sono stati per tanti anni la loro prima fonte di generazione, in centrali a gas, perché hanno comprato tutto il gas che la Russia ha reso disponibile dopo che abbiamo iniziato a boicottarla. E ovviamente stanno investendo moltissimo nelle energie rinnovabili. Quindi anche in Cina, fatto un esempio, ma potrei citare l'Algeria o la Tunisia, altri 2 mercati del Nord Africa dove stanno sviluppando nuove capacità di generazione anche e soprattutto sul fotovoltaico in maniera molto aggressiva, è chiaro che dovremo coesistere con un nuovo scenario di generazione. Il secondo è il cosiddetto decentralizzazione.
il modello di produzione di energia diventerà sempre più un modello distribuito, quindi domanda di energia sarà sempre più espressa sia a livello consumer che a livello business da piccoli nuclei che avranno delle risposte attraverso delle mini centrali, quindi le microturbine rappresenteranno delle risposte per poter produrre energia in maniera distribuita e quindi sarà un mercato sempre più caratterizzato da una grande capacità distribuita governata dal terzo fattore, dalla digitalizzazione. Quindi accanto a un flusso di energia ci sarà un flusso di informazioni che servirà per regolamentare, diciamo, tutto questo processo. E ovviamente la digitalizzazione induce anche un po' della crescita della domanda della prima slide, perché il numero di oggetti connessi sarà sempre di più, moltiplicato per 7, abbiamo circa 7 miliardi di oggetti connessi, le previsioni sono prima del 2025 di arrivare a 50 miliardi. Questi oggetti connessi per fortuna consumano energia, dico per fortuna di Ansaldo Energia o di chi lavora nel settore. Ma quanto è veloce, quanto può essere, diciamo, questo sviluppo, questo scenario si può materializzare? Ovviamente questa è un po' una scommessa e siamo convinti che questo avverrà molto velocemente. Se pensiamo che la radio per raggiungere 50 milioni di utenti ci ha messo 38 anni e Twitter ce ne ha messi 6 mesi, voi capite che uno scenario caratterizzato da una trasformazione, quindi dall'utilizzo della digitalizzazione a supporto di un processo di decarbonizzazione e di decentramento, diventerà molto veloce. Quindi quello che dicono gli analisti è che l'integrale di questo cambiamento sarà molto molto veloce. E in particolar modo, questa è una slide molto tecnica, non mi ci addentro, ma significa che il piccolo mondo della generazione, che una volta era la parte più significativa del mondo dell'energia, si dovrà confrontare con realtà in cui l'energia verrà prodotta da varie fonti. Gli operatori che producono energia dovranno coordinare più fonti di produzione, quindi non solo gestendo fisicamente centrali, ma gestendo virtualmente fonti di produzione distribuite anche con tecnologie diverse e avendo poi capacità di andare a intercettare la domanda di energia che sia a livello consumer che a livello business sarà sempre più polverizzata, creando delle piattaforme che permetteranno di coinvolgere, quindi utilizzare strumenti di pagamento come potranno essere ad esempio quelli basati sulla blockchain, in grado di far sì che ciascuno di noi potenzialmente potrà produrre, consumare e vendere l'elettricità che in qualche maniera è in grado di generare o di partecipare a generare. Quindi è un modello in cui ha una complessità di tipo tecnologico, comporterà inevitabilmente un'evoluzione della missione degli operatori. Oggi era chiaro fino a un certo punto che Ansaldo Energia con Siemens G è un attore che lavora alla produzione di turbine, alla progettazione e realizzazione di turbine di centrali nell'ambito del power generation, che Terna e gli altri enti che hanno in capo la responsabilità della trasmissione gestiscono la distribuzione appunto dell'energia in maniera primaria, che i gestori, le utilities a livello locale gestiscono il cosiddetto ultimo miglio, il rapporto col cliente finale. Questa distinzione è destinata a modificarsi molto velocemente e uno dei driver fondamentali sarà chi controllerà più facilmente il cliente, relativi dati e informazioni relative al cliente, costruendo poi delle offerte di energia che saranno adattate sulle specifiche esigenze dei consumatori. L'altro trend che mi faceva piacere condividere con voi è che se c'è qualcosa che è già da questo punto di vista condiviso in tutta la catena del valore dell'energia è il problema della sicurezza. La cyber security rapidamente sta diventando uno degli elementi fondamentali e l'altra faccia della medaglia. Man mano che io digitalizzo, creo, scambio dati, informazioni, quindi non è solo collegata al momento della connettività, cioè per avere un rischio cyber basta uno scambio di informazioni anche con una chiavetta USB e questo, se non viene fatto seguendo regole e protocolli definiti, può generare grossi danni sia in termini di acquisizione di dati e di informazioni che rappresentano il capitale più importante in azienda, l'intellectual property, che è sempre di più una minaccia per l'asset fisico. Quello che è accaduto in Ucraina 2 anni fa è emblematico. Una centrale ucraina, un componente di una turbina a gas, era stato progettato utilizzando un software scaricato dalla rete.
questo scaricamento di un software illegale che era stato utilizzato da una società di ingegneria per progettare questo componente della turbina, l'hacker ne aveva trovato delle tracce e tramite queste tracce è risalito al componente della turbina, nel frattempo era installato in questa centrale. Attraverso un processo di telemanutenzione è entrato all'interno della centrale, ha attaccato, diciamo, il cosiddetto DCS, cioè il sistema di controllo della turbina, non solo l'ha bloccata, ma ha creato tramite la rete di collegamento delle varie turbine un blocco della centrale che era collegata alla smart grid, e quindi praticamente la rete di distribuzione dell'energia in Ucraina per 2 settimane ha lavorato al 50% a causa di questo attacco cyber. Qualcuno dice che è stata la campagna di lancio dell'ultimo antivirus di Kaspersky. Ora può essere, no? Però ha dimostrato da un punto di vista tecnologico i rischi di impatto di asset fisici sono enormi, e quindi è chiaro che l'attacco può avvenire in qualsiasi parte del sistema, anzi nell'anello debole. Oggi è entrata in vigore, oggi perché l'Italia, diciamo, resiste, ma anche da noi le direttive europee prima o poi devono essere applicate. A maggio dell'anno scorso è entrata in vigore la direttiva NIS, che disciplina la compliance rispetto alla sicurezza nazionale e alla necessità che tutti i cosiddetti operatori di servizi essenziali, quindi che gestiscono utilities come il trasporto ferroviario, l'energia elettrica, il trasporto idrico e quant'altro, devono garantire la perfetta compliance rispetto a una serie di standard di protezione e di resilienza che su infrastrutture critiche che, qualora venissero attaccate, potrebbero generare un danno per la collettività. Quindi è un problema di sicurezza nazionale, e ci sono multe simili a quelle della privacy, del GDPR, quindi parliamo di percentuali dei ricavi, non si scherza. Allora, cosa fanno gli operatori di servizi essenziali? Molti dei nostri clienti ci hanno telefonato dicendo: voi ci avete fornito la turbina, ci dovete garantire la compliance che ci viene chiesta dal governo italiano che ha recepito la direttiva. Voi e chi per voi? Voi e la vostra supply chain. Allora, il tema ovviamente non è così lineare, ma capite quanto sia importante lavorare sia in termini di compliance che poi in termini di protezione tecnologica su tutta la catena del valore, pena il rischio di avere ovviamente degli attacchi su un anello debole che poi, a causa della digitalizzazione, possono avere una velocità di propagazione enorme, con impatti sociali devastanti. Io vi ho raccontato l'Ucraina, ma immaginate che significa un attacco in una fabbrica di Ansaldo Energia che blocca la produzione e magari noi per una settimana non produciamo. Questo ha un impatto sui nostri dipendenti, sul nostro indotto, quindi capite che questo tema, ed è uno dei motivi per cui nell'ultimo World Economic Forum a Davos, nella ranking di quelli che sono i driver più importanti in termini, diciamo, di probabilità di accadimento e di impatto nel mondo dell'innovazione, la cyber security adesso nella top 10 è risalita al 5° posto per quanto riguarda la probabilità di accadimento e al 7° posto per quanto riguarda il tipo di impatto che può generare, e che, come vi raccontavo, nel settore energetico è particolarmente rilevante proprio perché c'è un collegamento di tutta la catena del valore e la digitalizzazione aumenta questo livello di integrazione verticale.